Grazie all'onorevole Picchi, grazie al presidente Scalea, grazie al Centro Studi Machiavelli per questo invito, questa bella opportunità di confrontarci su questi temi. Ma la domanda è impegnativa, le risposte credo che devono essere allargate non solo all'Italia ma quantomeno all'Europa, e credo di no in base agli elementi che si sono raccolti in questi 5 mesi di guerra, intanto perché questa è una guerra convenzionale, ma convenzionale come non se ne vedevano in Europa forse dalle ultime offensive alleate del 45, quelle degli anglo-americani a ovest e dell'Unione Sovietica, dell'Armata Rossa a est. E noi abbiamo strutturato le nostre forze armate dopo l'11 settembre del 2001 per rispondere a operazioni su vasta scala, sì, molto lontane da casa, sì, con forze multinazionali certamente, ma contro un nemico asimmetrico, contro un nemico contro il quale avremmo schierato e abbiamo schierato forze abbastanza limitate numericamente, anche qui parlo degli europei perché poi andiamo a vedere. Gli Stati Uniti in Iraq hanno schierato fino a 150.000 uomini, in Afghanistan fino a 100.000, che sono però numeri che se li vediamo disposti sull'ampiezza di quei territori, di quei teatri operativi, sono comunque numeri ancora limitati. Se pensiamo che oggi su 500 circa chilometri di linea del fronte nel Donbass sono schierati da un lato 80-70.000, erano 90.000 si diceva all'inizio, ucraini, e dall'altro hanno altrettanti russi se non di più. Io devo dire, ho apprezzato molto gli interventi che hanno dato il via a questo panel, entrambi, e devo dire, ricordo, per riprendere alcuni dei concetti che ha espresso il generale Vecciarelli, una sua audizione, ma alla fine del 2020, forse in novembre, in cui dedicò un po' di spazio a quella guerra che allora noi in Europa, in Italia, gli demmo poco peso, che fu la seconda guerra per il Nagorno-Karabakh, combattuta da armeni e azeri, non proprio due grandi potenze, le considereremmo, no? Però il generale Vecciarelli, e io devo dire oggi mi fa piacere riconoscerlo, perché allora molti, ricordo che parlando anche con chi come me cerca di occuparsi di questioni di difesa, dissero, beh sì, però sono valuto se quello è un tipo di conflitto che per noi sarebbe impossibile essere coinvolti, invece il generale fece delle valutazioni che oggi sono più che mai attuali e disse, attenzione, quei due paesi non sono grandi potenze, però hanno impiegato nel loro conflitto centinaia di mezzi corazzati. Quanti ne abbiamo noi da mettere in campo? Vabbè, ma i nostri sono più moderni. Beh, intanto andiamo a vedere, ma intanto quelli sono centinaia. Missili balistici tattici, noi ne abbiamo? No. Abbiamo strumenti in grado di intercettarli? No. Missili da crociera e munizioni circuitanti. Noi ne abbiamo, ma adesso ne abbiamo ordinato un po' per le forze speciali, mi risulta, anche la Marina forse sta interessandosi a questo tipo di armamenti. Insomma, già allora, quella edizione del generale Vecciarelli mi colpì perché evidenziava il fatto che il tipo di conflitti che si stavano determinando, ovviamente in quella guerra anche i droni armati ebbero un ruolo importante, sofisticati, non tanto, però proprio perché non tanto sofisticati, spendibili, e quindi, come lo vediamo oggi in Ucraina, se guardiamo i rapporti che ucraini e russi rendono noti ogni giorno, ovviamente delle perdite altrui, non delle proprie, se non su un qualche caso specifico e per interessi specifici, tipo a dire abbiamo molte perdite quindi aiutateci con più armi, c'è un numero spropositato di droni che i russi dicono di aver abbattuto gli ucraini e viceversa gli ucraini, e questo ci dice che i numeri saranno certamente gonfiati, come in guerra succede sempre, ma che il drone armato diventa uno strumento impiegabile in maniera efficace proprio perché, essendo a basso costo e spendibile, ti risparmia di rischiare la vita di tanti uomini. E quindi tutte le valutazioni che oggi riviste, me le sono andato a rivedere quell'audizione, nel video, riviste agli occhi dell'ottica del conflitto che è in corso oggi, beh insomma, noi già qualche anno fa avevamo da questa audizione un quadro di scenari ai quali potevamo trovarci di fronte e per i quali non dicono gli italiani, io dico noi europei sicuramente e forse per certi versi anche gli occidentali in generale, anche gli Stati Uniti, non eravamo pronti e forse non siamo pronti. Guerra
convenzionale significa un grande numero di perdite, di truppe, di mezzi, distrutti, colpiti, danneggiati, ma c'è una grande usura, una grandissima usura dei mezzi. L'ultima guerra convenzionale, che era lontana da noi ma che ci interessò e che varrebbe la pena oggi studiarla, fu quella fra Iran e Iraq, fra l'80 e l'88, che vide l'impiego di interi corpi d'armata con migliaia di carri armati, di mezzi civili. Tra l'altro la tipologia di mezzi impiegati non era molto diversa da quella, almeno da parte irachena, da quella che oggi mettono in campo russi e ucraini. Infatti molti dicono, ma questa è una guerra combattuta con mezzi vecchi, ci sono tante opinioni in proposito, io credo che i russi stiano tenendo da parte un bel po' di cose più moderne per un eventuale, in caso che questa guerra debba allargarsi e debbano fare i conti con avversari meglio equipaggiati degli ucraini, ecco, come ipotesi. Credo che questa guerra sia cominciata nel 2014 con il rovesciamento del governo Yanukovych, dopodiché i russi hanno cominciato a prepararsi a un eventuale conflitto convenzionale. Si è visto questo dal fatto che l'Ucraina scivolò, diventò ostile alla Russia e scivolò nel mondo, diciamo, sotto un'influenza occidentale, e lo fece con il suo poderoso strumento industriale della difesa, che era strettamente interconnesso con quello russo, come dai tempi dell'URSS, e i russi in questi 8 anni hanno fatto l'impossibile per poter produrre a casa loro, nella Federazione Russa, tutto quello che veniva prodotto invece in Ucraina, dai motori per le navi, alla parte aeronautica di Antonov, a un sacco di componenti terrestri. Questo vuol dire creare un'economia di autosufficienza sul fronte industriale e militare, che vuol dire ci prepariamo eventualmente a sostenere una guerra e a poter alimentare il nostro sforzo bellico senza dover dipendere da forniture da paesi che sono diventati anche palesemente ostili. Guerra convenzionale, dicevamo, grande usura di mezzi, grande usura di perdite, grandissimo consumo di munizioni. Ora, su questi tre punti, tutta l'Europa è in difficoltà. Non ho ovviamente dati riservati, se li avessimo non li rivelerei certamente, però l'11 maggio alla Commissione Difesa del Senato francese, e a mio parere, per l'esperienza che ho avuto andando a seguire diverse operazioni all'estero per tanti anni, vedendo anche tanti contingenti di paesi alleati, amici, i francesi sul piano anche delle forze armate in generale, ma dell'esercito in particolare, credo che siano quelli meglio attrezzati in Europa, anche dal punto di vista non solo della capacità operativa, dell'impiego operativo prolungato, ma anche proprio della versatilità nell'affrontare situazioni militari complesse, e anche sul fatto che hanno lo stanziamento per la difesa finanziario più alto d'Europa, che finanzia anche una forza nucleare, però bisogna tenerlo presente. Beh, questo rapporto dell'11 maggio diceva che la Francia, che in un giorno di guerra in Donbass i russi consumano le munizioni che i francesi impiegano in un anno. Tenuto conto l'addestramento e le operazioni militari importanti, i francesi sono nel Sahel. E che l'esercito francese potrebbe sostenere una guerra come questa nel Donbass contro i russi probabilmente per 4 giorni. Prima di finire le munizioni, non finire i mezzi, soldati, le munizioni, e che ripianare in maniera accettabile questo sfogo, queste riserve, avrebbe richiesto almeno 3 anni, perché l'industria non è strutturata per rispondere immediatamente alle esigenze militari. Un provvedimento l'altro giorno passato alla Duma in Russia, che molti hanno tradotto in la Russia passa all'economia di guerra, in realtà è un provvedimento che rende tutto l'apparato industriale nazionale prontamente mobilitabile, impiegabile 24 ore al giorno con turni, 3 turni di lavoro degli operai per assecondare, supportare lo sforzo bellico. Vuol dire, ci prepariamo che se la guerra si allarga ad avversari un po' più impegnativi degli ucraini, abbiamo già preparato. Allora i francesi dicevano sì, però con l'attuale strumento industriale, e accidenti, la Francia è il più poderoso apparato industriale militare d'Europa, probabilmente insieme alla Germania, diciamo così, ci verrebbero almeno 3 anni e 13 miliardi di euro solo per ripianare le riserve di munizioni sufficienti a far fronte a una guerra come quella in atto nel Donbass.
Allora, le sfide che ci portano con queste valutazioni sono notevoli. Ci sono 80.000 soldati ucraini schierati nel Donbass. C'è un esercito europeo che ha 80.000 soldati in servizio? Sì, ci stiamo arrivando, noi ci siamo, i francesi qua, i tedeschi quasi, ma 80.000 impiegabili in prima linea? Nessuno. Anzi, l'ultimo grande dibattito, non a caso, è avvenuto durante l'avvicinamento fra il cedente e il subentrante, il capo di Stato Maggiore della Difesa britannico, è stato proprio che il cedente ha detto: momento, ma qui fate tanti bellicosi e avete ridotto i British Army, volete ridurre a 72.000 soldati, ancora meno di quelli che ci sono adesso? E, ovviamente è stato un po' redarguito, ma lui stava uscendo dai ranghi, quindi... E quello che è subentrato non ha affrontato l'argomento, però il tema è interessante, perché se non abbiamo 80.000 soldati per gestire una crisi come quella in Ucraina, da mettere in prima linea, poi ci sono gli avvicendamenti. Allora, questo cosa ci dice? Che gli ucraini hanno un esercito molto più poderoso del nostro? No, gli ucraini, come ci dicono ormai anche i report dei giornali, diciamo, più filo occidentali, più filo quelli americani, Washington Post e New York Times, stanno mandando a fronte anche reparti di ragazzi arruolati l'altro giorno o 2 settimane fa con un Kalashnikov e 2 caricatori senza avvicendamento. Certo, no, ma poi al di là dell'obbligatorio il reparto viene messo in prima linea, non è necessariamente addestrato. Io facevo tempo fa nel dibattito riferimento al fatto che un nostro volontario in ferma breve ha un servizio un anno e negli ultimi mesi è impiegabile anche all'estero, ma in teatri dove tipo il Kosovo, dove non certo l'Afghanistan, dove non c'era prima, o l'Iraq o il Libano stesso. Allora, pensare che invece in Ucraina, io parlo anche con diverse signore che sono venute qua in Italia e che hanno però i figli, i mariti arruolati da poche settimane, addestramento sommario e poi mandati in Donbass, ci dà una dimensione della guerra che è molto diversa da quella a cui noi siamo preparati, addestrati, strutturati mentalmente. Quello che un nostro volontario in ferma breve, un professionista, dopo un anno è sì un soldato, ma fa strade sicure, fa Altea e fa il Kosovo, non va dove possono ricadere i razzi, insomma. E questo ci porta poi a qualche valutazione anche sociale, su cui mi soffermo tra poco, cercando di non rubarvi troppo tempo. Quindi il problema fondamentale, noi giustamente parliamo, e il sottosegretario ha fatto benissimo a sottolineare l'innovazione tecnologica come punto fondamentale, perché in questi 20 anni abbiamo valutato che lo sviluppo delle tecnologie ci permette di essere molto più efficaci anche se non abbiamo più grandi masse umane. Questo in una guerra di tanti tipi può essere vero, ma forse in una guerra convenzionale il peso del numero torna a essere rilevante. E su questo l'idea che noi alla fine della guerra fredda avevamo, parlo di noi italiani, ma vale per tutti, 1300 carri armati che non erano tutti modernissimi, però si valutava che in caso di mobilitazione anche quelli più vecchi potevano fare il loro lavoro, magari in un compito di seconda linea. I tedeschi avevano 5.000 carri armati, allora c'erano ancora gli M48A5, il generale si ricorda se di cosa parliamo, non avrebbero certo svolto un ruolo fondamentale per difendere la Germania da un'invasione sovietica, però quando vai a mobilitare le riserve hai dei reparti che puoi creare con le forze che vai a mobilitare e hai equipaggiamenti per dotare questi reparti e hai ad esempio la capacità di avere delle caserme dove tenere questi reparti a dormire. Gli ucraini impiegano, lo fanno vedere i loro video stessi che girano, poi hanno smesso perché si sono accorti che far circolare certi video non aiuta, in cui i reparti ucraini mostrano il loro reparto che si entra nelle scuole, ovviamente c'è la guerra, le scuole sono chiuse e le scuole diventano caserme, poi i russi hanno cominciato a bombardare le scuole e ecco, dice sì, ma se fate girare i video con i soldati che ci dormono dentro, ovviamente diventano bersagli militari legittimi. Allora, gli aspetti. E questo ci porta a fare delle valutazioni su quali sono le risposte. Una leva, un ritorno alla leva, la Lettonia ne sta parlando, ma per numeri limitati, la Svezia ne sta parlando per numeri limitati. Perché? Perché ci si rende conto che avere 1 milione di soldati, come diceva prima lei, generale,
un milione di soldati da dire li usiamo per liberare Kherson nel fronte sud, sì, ma hai i mezzi per portarceli sul fronte sud, hai le munizioni, hai mi ricordo un po' gli 8 milioni di baionette che non ci portò tanto bene, insomma, ecco. Però io credo che ad esempio disporre di una riserva, e su questo non vedo più l'onorevole Ferrari, mi dispiace perché lui tanto ha lavorato su questa iniziativa, cioè di poter effettivamente anche noi costituire una riserva composta da chi ha fatto il militare, vuole restare legato alla forza armata e che faccia addestramento costante, 2 mesi all'anno, insomma mantenere 30, 40, 50 mila soldati richiamabili, che, di tutte le forze armate, richiamabili e qualora si fossero situazioni di emergenza con equipaggiamenti già messi da parte per loro, con sistemi di accasermamento, con un sistema logistico che possa essere mobilitato, potrebbe dare un polmone di sicurezza in più per poter gestire anche situazioni convenzionali verso le quali noi oggi non siamo più strutturati. E ripeto, noi, intendo dire tutti noi europei, se pensiamo ai paesi del nord Europa, Danimarca, Belgio, Olanda, che strutture di eserciti hanno, anche di forze aeree, dove pensi di poter disporre, ieri avevi 80 F-16, domani avrai 24 F-35, che sono certamente aerei fantastici, ma numericamente non so la massa critica che puoi mettere in campo quale può essere, tenuto conto che la guerra usura. Se noi vediamo i report che riescono a emergere anche dei danni subiti da aeroplani ed elicotteri che in questa guerra riescono a rientrare alla base, e i russi sono praticamente robusti e li vivono tutti e due i contendenti, ma sono velivoli comunque fuori combattimento e fuori combattimento per lungo tempo. Io mi soffermo un attimo prima di arrivare alle conclusioni su un altro aspetto: più numeri, più mezzi, più truppe, più riserva. La riserva è interessante costituirla, ma costa addestrare le persone, inquadrarle, quindi più soldi. Allora attenzione, perché noi abbiamo, nel fare i conti, io credo, con un paio di aspetti sociali che potrebbero ostacolare tutto questo discorso che stiamo facendo sul potenziamento della difesa. Intanto chiediamoci se una spesa militare più alta, molto più alta, è sostenibile o sarà sostenibile politicamente, socialmente, in una nazione, in un continente che sembra avviarsi, anche a causa della guerra, delle scelte fatte, la crisi energetica è cominciata prima di questa guerra, che sembra avviarsi verso un periodo di gravissima crisi economica. Dover dire più cannoni quando non c'è meno burro, l'Unione Sovietica forse è crollata per questo, perché alla fine la corsa al riarmo cui venne costretta dall'Occidente e dagli Stati Uniti, è un'interpretazione, ce ne possono essere tante, costrinse a ridurre troppo il burro e alla fine c'erano un po' troppi cannoni, alcuni sono, migliaia sono di quei cannoni sono rimasti lì e vengono impiegati oggi. Se guardiamo le riserve di pezzi d'artiglieria da 152 mm dei sovietici, io non so quanti HIMARS, MLRS dovremmo usare, si parla di 20.000 obici da 152 mm. Ovviamente faccio un po' di ironia per sdrammatizzare un contesto che è ironico a poco, ma poi ci sono altri aspetti sociali e dobbiamo farci qualche domanda. Noi siamo venuti via dall'Afghanistan l'anno scorso, dopo 20 anni, perché uno dei motivi per cui per tutti i paesi, in particolare quel conflitto era diventato insostenibile già da anni, erano le perdite, difficili, sempre più difficili da giustificare man mano che si allontanava l'origine, la causa, il momento che scatenò quell'intervento, cioè l'11 settembre, la guerra contro i talebani, dopo. Però in Afghanistan in 20 anni i paesi della NATO hanno avuto 3.600 caduti e su questi, e tra questi contiamo anche chi è caduto e morto in un incidente stradale, in Afghanistan succedeva spesso, in incidenti aerei, addirittura chi non ha retto allo stress ci sono suicidati, in questo numero ci sono anche loro. Adesso non voglio dare credibilità alle cifre che leggo sulle perdite in Ucraina, morti finora 38.000 soldati russi, dice Kiev, che vorrebbe dire, visto che il rapporto di perdite fra morti e feriti in una guerra convenzionale è 1-4, 1-5, che i russi hanno 160.000 feriti, tutti gli ospedali da Mosca, Vladivostok occupati. Mi sembra esagerato, e anche le perdite ucraine, qualcuno dice addirittura di fine ha perso 100.000, mi sembrano numeri esagerati.
esagerati, ma in ogni caso è possibile sostenere che in una settimana, 10 giorni di conflitto intenso nelle battaglie più dure nel Donbass, Severodonetsk e Lysychansk, siano morti in una settimana sui due fronti lo stesso numero di soldati che la NATO ha perso in 20 anni in Afghanistan? Può essere plausibile? Io credo di sì. E allora chiediamoci se siamo, come società, Italia, Europa, Occidente, siamo in grado di sopportare queste perdite. Qual è il numero di perdite che il sistema paese può reggere in un confronto? Domani decidiamo, perché insomma io devo fare consentirmi questa battuta, questa solidarietà, questo bellicismo che sento, benissimo, sì, ok, ma siamo pronti ad affiancare gli ucraini in Donbass per difendere Siversk, per difendere Kramatorsk e Sloviansk? Quante perdite possiamo reggere prima di avere un collasso della nostra struttura politica, sociale, e soprattutto in un'epoca in cui abbiamo una crisi economica che è evidente? Oggi arrivare qua è stato difficile perché ci sono persone che si incatenano e che protestano. Ma al di là delle nostre opinioni in proposito, credo che il disagio sociale lo vediamo. Io ogni volta che scendo a Roma lo vedo anche a Bologna, ma quando scendo a Roma lo vedo un po' di più. E questi aspetti diventeranno importanti nel dibattito, credo, sulle spese militari. Perché? Perché quasi quanto la decisione su come spenderli questi soldi, perché anche i tedeschi hanno messo lì 100 miliardi, poi adesso hanno fatto lo scatolone, poi stanno cercando progetti con cui riempirlo. E allora, e qui concludo, arriviamo a qualche valutazione sulla difesa europea. L'anno scorso, dopo la brutta figura rimediata da tutti noi, ma ovviamente le responsabilità non erano europee, in Afghanistan si riaccese il dibattito sulla difesa europea. Mi ricordo che si riaccese in un'ottica in cui si diceva il motivo di guida era: non possiamo continuare ad andare dove vogliono gli americani, perché poi loro decidono che lì non gli interessa più stare e ci ritroviamo a gestire una fuga disonorevole con un ponte aereo e senza avere nessuna capacità di essere noi strategicamente all'altezza di gestire le operazioni. Beh, la guerra in Ucraina ha rovesciato queste valutazioni. Oggi si parla di difesa europea, mentre l'anno scorso era un'Europa alternativa, autonoma rispetto agli Stati Uniti, senza per questo voler mettere in soffitta la NATO, ovviamente. Beh, oggi si parla di una difesa europea che sia di fatto una dépendance della NATO. Allora, a mio parere, ed è un parere strettamente personale, la NATO funziona già benissimo così. E funziona così bene da tantissimo tempo. È un'alleanza che ha due grandi azionisti, che sono gli angloamericani, che parlano la loro lingua e che si muove sui dettami degli angloamericani. Una difesa europea, se ha un senso, e ha un senso investirci denaro, solo se è in qualche modo autonoma rispetto a questa leadership, perché se no tanto vale risparmiare quei soldi e investirli in armamenti nuovi, in welfare che ce n'è tanto bisogno, ma è inutile puntare su una difesa europea che, detto questo, non vorrei sembrare troppo europeista e filo europeo, e quindi bilancio, resto dato, a questo senso, voglio dire, concludo veramente, resto un po' perplesso quando sento i leader europei, tra l'altro Presidente della Commissione, la signora von der Leyen, è stato Ministro della Difesa, quindi so, che fa affermazioni di questa guerra si deve concludere con la sconfitta della Russia. E io resto perplesso non perché non penso che sia un obiettivo, certo è un obiettivo, ma attenzione, questo obiettivo, ammesso che sia raggiungibile, perché poi c'è un altro aspetto sociale, anche senza valutare i calimi e le perdite, la crisi economica, la guerra comporta dei costi. Quanti siamo in Europa pronti a mangiare pane e cipolle per 5 o 6 anni di guerra? Perché durante la Seconda Guerra Mondiale i miei genitori mangiavano pane e cipolle quasi tutti i giorni. In Russia sono convinto che ce ne siano molti, per quel po' di Russia che conosco, magari un po' meno a Mosca e a San Pietroburgo, ma fuori da quelle due città. Allora, quando diciamo sconfiggere la Russia, Russia è sconfitta, che prezzo siamo pronti a pagare in termini, e quanto e cosa comporterà per noi un obiettivo del genere da perseguire? Perché la Russia sconfitta potrebbe richiedere molti anni, e nel frattempo l'Europa, l'Italia, come ci riduciamo economicamente, se già abbiamo incertezze sul prossimo inverno. Quindi io credo che, concludendo,
ci sono tantissime sfide in ballo che questa guerra ha riaperto, che il ritorno della guerra convenzionale ha riaperto. E dobbiamo affrontarle in un'ottica di sistema paese, perché è complessa, che tenga conto degli aspetti militari, tecnologici, industriali, ma anche sociali e anche politici. Perché, e concludo davvero, perché se dobbiamo creare uno strumento militare, investire il 2% del PIL, facciamolo per avere, e qui riprende il generale Vecciarelli, per avere delle capacità autonome. La NATO sì, l'Europa sì, ma delle capacità nazionali, perché forse lo sentiamo dire, la NATO, io sono cresciuto a quasi 60 anni pensando che noi eravamo il mondo libero e di là c'era l'Unione Sovietica, però se guardo gli ultimi anni, la NATO di guai, i nostri alleati me ne hanno fatti tanti a me come italiano, dalla Libia, dalla destabilizzazione dei Balcani. Allora, pensiamo che in futuro, se noi abbiamo uno strumento militare nazionale da poter gestire i guai almeno nel giardino di casa nostra, in quel Mediterraneo allargato di cui tutti parliamo, beh, allora, se dobbiamo investire denaro, facciamolo per avere capacità nazionali, per gestire anche da soli crisi nel giardino di casa, dove ci serve avere la stabilità, perché difficilmente qualcuno verrà a risolvere i nostri guai, più spesso cercheranno gli altri di coinvolgerci in guai altrui, e non sempre, mi pare, sarà ben netta la separazione fra gli amici e i nemici in un contesto in cui la concorrenza è complessa, è globale, e spesso anche gli amici giocano contro i nostri interessi. La Libia ce lo dovrebbe aver insegnato. Vi ringrazio molto per l'attenzione.